C'eravamo collegati prima della sigla con il sindaco di Cerda, al quale do ancora una volta il benvenuto. Sindaco, buongiorno, torna finalmente la sagra del carciofo, si può andare in giro, a sentire musica, a degustare, raccontaci un po'. Torna in presenza la 40ª sagra del carciofo. Saranno giornate di festa dal 23 al 25 aprile. La giornata clou il 25 aprile avremo il piacere di avere, diciamo, a Cerda Minutella, quindi sarà anche un nostro ospite, ci farà divertire insieme a tanti cabarettisti, a tanti intrattenitori. Sarà una giornata di folklore, di gruppi, di sbandieratori, di bersaglieri, di bande. Sarà una giornata dove la Sicilia, come ho detto poco fa, vive. Il 25 aprile la Sicilia vive a Cerda. Senti, raccontiamo che Cerda è la patria del carciofo, no? E in quei giorni là immagino si potranno fare delle degustazioni. Sì, certo. Diciamo, si faranno le degustazioni sia la domenica 24, ci sarà uno spettacolo di show cooking, e poi lunedì 25 aprile, il giorno clou. Dalle 12:30 iniziamo con le degustazioni e poi sicuramente ci saranno tutti i ristoratori locali che almeno la maggior parte sono alla terza generazione, dove si sono specializzati sul carciofo fatto in mille modi e quindi si potrà gustare il carciofo in tutti quei modi che a cui diciamo è una cucina che il palermitano e il siciliano al cui il palermitano e il siciliano piace questa cucina. Quindi dico, Senti, sarà sindaco, una giornata praticamente. Sì. no, ti dicevo, Sì, mi stiamo senti? raccontando che appunto ci sono questi giorni. Rivediamo la locandina, Emanuele, per favore, così lo raccontiamo a chi ci segue da casa e a qualcuno che si ha voglia di passare il fine settimana nell'entroterra siciliano. Ci sono tutta una serie di eventi e di manifestazioni, trovate tutto sul sito del comune. Si parte il 23, il 24 e il 25, visto che c'è la festa di liberazione. Noi ci siamo messi una medaglietta al collo, sindaco, anche grazie a quel famoso collegamento che facemmo. Un tratto di strada, grazie alla segnalazione da te fatta e percepita in studio, la strada poi è stata sistemata o abbiamo detto una corbelleria? No, la strada è stata sistemata, mentre la Bredella, i lavori dovrebbero partire, c'è l'assicurazione da parte dell'assessorato alle infrastrutture Marco Falcone. Aspettiamo, mi ha detto l'ultima volta che ci siamo sentiti, è questione di giorni. Sì. Inizieranno i lavori nel mese di maggio, dai, non Però questo, possiamo però dirlo, diciamo. fammi gongolare nel dire che Sì. comunque la trasmissione è servita. No, la trasmissione per usare un termine calcistico ha fatto gol e gol Ah, hai visto? direttamente Siamo stati bravi. il duo Minutella, Geraci e Falcone, diciamo, È ha servito. recepito questa palla. Allora, senti, È dammi servito, è tre servito. buoni motivi per venire a Cerda alla Sagra del Carciofo, solo tre e ti lascio. Allora, tre buoni motivi. Primo, per mangiare sano, per mangiare il carciofo, per divertirsi, per vivere. Ok, senti, approfitto per salutare Mario Poi se Fundarotto, ne vuoi qualche Martina. altro te lo posso aggiungere per trovare Minutella, per trovare Stefano Per Piazza, per trovare trovare Ernesto Cardalotti, Maria per trovare della buona Ponte, musica. certo, ci sono Ernesto tanti Maria buoni. Ponte, l'Orchestra Anima Sud, diciamo è completa, una saga completa, degustazione, il carciofo la fa da padrone, però con gli eventi e con gli amici. Certo, il fatto di avere Minutella a No, casa Cerda, non a casa Minutella, ci è sarò, qualcosa di con molto eccezionale. piacere. Grazie, grazie sindaco, ci vediamo presto. Allora, Sagra Grazie, del grazie. Carciofo, Ci vediamo belli carichi, ci vediamo carichi, pronti carichi. per... Tu ci sarai domenica, ma noi il 23 partiamo e Esatto. premeremo 5 eccellenze locali. Una, ne Ecco. dico una per tutte. Vai. Antonio Cappadonia, eccellenza locale. Quindi premio 5 certesi dell'anno. Con in testa, con apripista Antonio Cappadona, il famoso maestro gelatiere di cui tutta la Sicilia va orgoglioso, di cui tutta Palermo si vanta, ma soprattutto noi cerdesi gliene siamo grati e riconoscenti. Bene, ci vediamo a Cerda. Grazie sindaco, buon lavoro, in bocca al Ciao, lupo ciao, e forza quarantesima Cerda, di... forza Cerda. Grazie. Allora, domenica prossima sarà la giornata nazionale per la donazione di organi.
Ed è una giornata molto importante. È importante perché bisogna raccontare che bisogna assolutamente aderire alle campagne di Aido e non solo, bisogna raccontare che la donazione di organi salva molte vite, così come anche donare il sangue. Chi vi parla è da poco tempo diventato donatore di globuli rossi, non so qual è il termine preciso, però vabbè, adesso ne parliamo meglio. E ci colleghiamo adesso con un paio di storie che vi vogliamo raccontare. Intanto in studio è tornato a trovarmi Ignazio Marchese, giornalista di Blog Sicilia. Ciao Ah, Ignazio, buongiorno, ben ciao, buongiorno a tutti. trovato. E buon pomeriggio alla dottoressa che io conosco bene, Bruna Piazza, perché è coordinatore del centro regionale trapianti. Operativo, c'è Operativo. il coordinatore Certo, regionale. Ce l'abbiamo sì. con noi. Ci colleghiamo anche con Giorgio Battaglia, che è il coordinatore regionale del centro regionale trapianti. Giorgio, buon pomeriggio. Dobbiamo aprire il microfono a Giorgio, vediamo se Giorgio Buon ce l'ha. pomeriggio. Buon Eccoti pomeriggio qua. a voi e bentrovati. Grazie per questo collegamento. La Sicilia, Giorgio, lo possiamo dire, poi Polizzi Generosa lo porta nel nome e, come dire, cintura nera di donazione organi, gongola per questo il nostro assessore regionale. Buon pomeriggio a Ruggero Razza. Ruggero, buon Buon pomeriggio. pomeriggio, buon pomeriggio. Grazie per essere con noi. So che ti abbiamo strappato ad una serie di commissioni, di riunioni, quindi ti trattengo poco. Allora, Grazie. se Ruggero tiene ferma l'inquadratura, Ruggero, eccoti. Allora, ridatemi razza. Ruggero, possiamo dire che la Sicilia è cintura nera di donazione organi? Ma guarda, in questi anni abbiamo fatto un grande lavoro, merito del Centro regionale dei trapianti e della riorganizzazione che ha avuto. La Sicilia è cresciuta tantissimo nel numero dei trapianti che vengono effettuati. Siamo leader in alcuni settori. In Sicilia è stato effettuato il primo trapianto di utero, per esempio, in Europa. C'è un lavoro grande che tutti i nostri centri trapianti portano avanti, per primo ISMET, che quest'anno ha superato un numero davvero enorme di trapianti, così come il centro trapianti del Civico e come le altre strutture regionali. Quello che si è messo in campo, vedo anche con piacere la dottoressa Piazza e Sento. so che si collegherà la Giorgio Battaglia, È già quello che abbiamo messo collegato in e ti campo, sta hai già ascoltando. collegato, ben trovato Giorgio, quello che è stato messo Pronto. in campo è una rete. Quindi, anzitutto, riuscendo ad essere presenti nei reparti di rianimazione, cercando di essere presenti nel territorio, dando le giuste garanzie al personale che si occupa di stare vicino alle famiglie in un momento molto complicato, in cui si devono fare delle scelte difficili. Però tutto questo ci fa, dire che abbiamo lavorato bene, che durante il Covid siamo stati una delle poche regioni a segnare l'assegno più accanto al numero delle donazioni, però si può fare tanto ancora, serve sinergia con gli enti locali perché siamo cresciuti, ma siamo ancora nella parte bassa della classifica e la mia speranza è che possa andare a crescere sempre di più anche negli anni a venire. Bene, senti Ruggero, prima di lasciarti, bisogna anche, noi stiamo parlando chiaramente di donazione degli organi, però l'argomento è trasversale. Dobbiamo raccontare che non basta mai anche donare il sangue, perché quando E vado a soprattutto donare, adesso ne soprattutto abbiamo adesso. bisogno. Soprattutto adesso ne abbiamo bisogno. L'emergenza pandemica ci ha fatto andare qualche volta in criticità. Noi come Sicilia, anche in questo caso, siamo il tutto e il niente, nel senso che è siciliana la prima provincia italiana per donazione di organi, che è quella di Ragusa, e purtroppo è siciliana anche l'ultima provincia italiana per donazione di sangue, chiedo scusa, non di organi, che è Messina. Quindi noi siamo bravi nell'essere l'esagerazione del meglio e del peggio. Però sulla donazione del sangue la sensibilizzazione è partita, le aziende sanitarie stanno facendo un grande lavoro, anche perché ce n'è bisogno per sorreggere l'attività chirurgica e c'è bisogno del sangue anche per una popolazione che in Sicilia conta alcune migliaia di persone, come i malati di talassemia. Certo, Ignazio Marchese, Blog Sicilia, vuoi una domanda per favore? Ce l'hai? Sì, per Certo. l'assessore Razza, io farei un attimo un passaggio, diciamo, politico, se è possibile, visto che so benissimo che
che lei è impegnato anche per dirimere tutta una serie di questioni politiche. Le rubo proprio un minuto. Questa convergenza sul sindaco di Palermo, su Cascio, è una convergenza concreta, reale o sarà una convergenza supposta? Guardi, mi coglie impreparato. No, professore, non ho studiato, non ho potuto studiare, non ho potuto studiare. Ne parlano No, in tutti di questi questa giorni abbiamo convergenza. lavorato tanto. Dico, ma ne parlano tutti di questa convergenza sul nome di Cascio come sindaco di Palermo, Ma quindi il per mio questo. auspicio, noi abbiamo al vertice delle nostre scelte Alessandro Aricò, si sta facendo un lavoro in una partnership molto seria con Fratelli d'Italia, sono la persona meno adatta ad entrare in vicende che riguardano Palermo. Bene, Ruggero, intanto grazie per il tempo che ci hai dedicato e adesso io mi dedico a raccontare cos'è il A voi, CRT. a Grazie, presto. buon lavoro all'assessore regionale alla salute. Allora, prima di andare da Giorgio Battaglia e anche per parlare con Bruna, volevo dare il buongiorno e il benvenuto a Carla Blandino, che è una parente di un donatore di organi. Ciao Carla, buon pomeriggio. Buongiorno. Grazie per essere con noi e buon pomeriggio anche a Lorenzo, che è un ragazzo che ha subito un trapianto, non è siciliano. Di dove sei, Lorenzo? Buongiorno, vengo dalla Valle d'Aosta. Valle d'Aosta, eh? Lui vive in Valle d'Aosta, ma ha ricevuto in Sicilia ed è stato proprio operato qui in Sicilia. Ragazzi, fermi lì perché adesso arrivo da voi tra un po'. Allora, Giorgio, che cos'è il Centro Regionale Trapianti? È quello che poco fa, in maniera molto sintetica, ha inquadrato l'assessore Razza. È il centro di coordinamento che riceve e coordina tutte le donazioni di organo ed è il centro che fa da vettore per tutte quelle situazioni che dentro la regione vengono ad essere determinate. Abbiamo le liste di attesa che sono. Io ho un ritorno in cuffia molto fastidioso, non so perché. Beh, insomma, noi ti sentiamo, vai avanti, prova quando parli tu a togliere le cuffie, casomai. Vai. Dicevo che abbiamo un coordinamento che è un coordinamento regionale dei tre centri trapianti, due che sono a Palermo, uno al Civico e uno a Ismet, come rileva Ruggero Razza, e quello di Ismet coordina i trapianti per tutti gli organi, cuore, polmone, rene e fegato. Mentre i centri del Civico e di Catania sono per i trapianti di rene e di pancreas. Questo è il quadro generale della rete trapiantologica. Poi c'è tutta la parte di procuramento che il centro regionale coordina. Ci abbiamo i coordinatori locali in tutte le rianimazioni dell'isola, che sono le nostre antenne per cercare di vedere dove c'è la possibilità di un procurement. Ed è il lavoro più grande, più forte, più centrato verso la persona, in quanto sono gli artefici che ci permettono di sgonfiare le lunghe liste di attesa che noi abbiamo in Sicilia. Purtroppo il Covid non ci ha aiutato, però, come diceva Ruggero Razza, la Sicilia in tempi di Covid ha avuto la fortuna, la perseveranza di avere un segno più, un segno che l'ha contraddistinto anche rispetto alle regioni più virtuose del nord, che centrano sempre gli obiettivi in maniera più forte. Allora, bisogna dirlo però, per quanto i numeri, danno sempre ragionevolezza delle cose, cioè, dobbiamo dirla questa cosa qui, però è anche vero che comunque c'è ancora una cultura poco attenta alla faccenda del donare gli organi, perché comunque quando ci si avvicina davanti alla famiglia di un defunto che inevitabilmente avvilita dal dolore della perdita, avvicinarsi per chiedere di poter espiantare è faticoso. E il più delle volte si reagisce male, no, Bruna?
È molto complesso, sì. Come abbiamo sempre noi addetti ai lavori detto, è la domanda più difficile da fare nel momento più brutto della vita di una persona, sì. Perché da un lato devi comunicare la perdita del proprio caro, certo. E poi con una tempistica molto contingentata, perché nell'arco delle 6 ore del processo di accertamento dobbiamo fare la proposta di donazione e relazionarci con questa famiglia, quindi poco dopo dobbiamo offrire questa opportunità. È vero, la gente ha molta paura perché credo che il non conoscere la realtà della donazione degli organi, inevitabilmente, come quando non conosciamo qualcosa, ci fa paura. Ecco perché come centro regionale trapianti insieme all'assessorato, uno dei nostri obiettivi fondamentali è proprio l'informazione compiuta, un'informazione semplice ma chiara su quello che è la donazione degli organi e dei tessuti, su quanto questa attività e questo processo possa soltanto arricchire le persone e non svuotarle. Perché si può dire anche prima, no? Cioè, si può dire anche oggi possiamo, ogni cittadino ha il diritto e crediamo noi anche in qualche modo il dovere di esprimere la propria volontà in vita proprio per sollevare i propri cari, esatto. Dio non voglia, fra 100 anni. Il momento in cui il momento è proprio quando rinnovate il documento, esatto. Di identità. Nella misura in cui rinnovate il documento di identità, potete dichiarare e dire: io sono favorevole e alla donazione degli organi, esatto. Questo viene poi contraddistinto nel vostro documento di identità, esatto. Nella misura in cui poi dovesse, spero mai, succedere qualcosa ad ognuno di voi, nel documento di identità si racconta appunto che siete favorevoli alla donazione e questo permetterebbe l'espianto. Allora, Giorgio, prima di tornare da te, volevo andare dal nostro amico Lorenzo che vive in Valle d'Aosta. E Lorenzo, intanto grazie, ringrazio i tuoi genitori da parte nostra per averti permesso, perché Lorenzo è ancora minorenne e diventerà maggiorenne tra un po'. Raccontaci la tua storia. Allora, tu hai subito un trapianto proprio in Sicilia, ma come mai in Sicilia dalla Valle d'Aosta? Beh, diciamo che ho una malattia genetica rara che è stata diagnosticata quando avevo 1 anno e mezzo di vita e appunto la diagnosi è quella di reni e fegato policistici. Nel 2015 la mia malattia si è aggravata e mi ha portato ad un'occlusione della vena porta e quindi di conseguenza ad un trapianto. Dopo diciamo qualche mese di ricerche inutili nel nord Italia, abbiamo trovato il professor Jean Deville, che oggi è il direttore del Dipartimento di Pediatria di ISMET, che ha proposto appunto di inserirmi in lista per un trapianto di fegato. Secondo lui poteva essere la soluzione migliore. Infatti è stata, perché dopo il trapianto, dopo quella famosa chiamata che è arrivata nel 1° aprile del 2017, sono stato sottoposto appunto al trapianto di fegato in ISMET e ho potuto riprendere in mano la mia vita, perché la mia malattia mi aveva costretto sulla sedia a rotelle. Quindi dopo il trapianto mi sono ripreso, ho ripreso in mano la mia vita e anche se con qualche piccolo accorgimento, quindi fare attenzione allo stile di vita sano ed equilibrato e a prendere sempre la mia terapia immunosoppressiva, posso comunque condurre una vita più che normale, ecco. C'è questa, come dire, richiesta, chiamiamola deontologica, immagino che sia questo il termine più appropriato, in cui chi riceve non sa mai chi ha donato, giusto Lorenzo? Sì, è corretto. Devo essere molto sincero, nel momento in cui una persona riceve la famosa chiamata appunto che è un organo è disponibile per il trapianto, solitamente, almeno parlo per quello che è stata la mia esperienza, io non ho pensato subito alla persona che stava donando gli organi. È un pensiero che mi è venuto dopo, quando tutto era passato, l'ansia del momento appunto era svanita. Ed è un... penso che sinceramente sia in parte giusto non sapere la persona che ha donato gli organi, perché sinceramente io non saprei neanche come relazionarmi con chi ha appunto preso questa decisione e mi ha ridato la vita. Certo, un ringraziamento enorme, però da un punto di vista capisco anche che non è facile donare gli organi di una persona cara che è appena mancata. Lorenzo, senti, per capire meglio, in un passaggio mi è sfuggito. Allora, tu dove eri quando ti hanno chiamato per dire che era disponibile? In Valle d'Aosta o eri già in Sicilia? Ero a casa.
Grazie all'organizzazione appunto di Ismet sono stato trasportato dall'aeroporto di Torino all'aeroporto di Punta Raisi con un volo privato e il 1º aprile del 2017 a mezzogiorno sono appunto stato sottoposto al trapianto di fegato. Beh, insomma, Ignazio, poi alla fine sono storie che vanno raccontate, perché dico è vero che ora una crisi, vai al pronto soccorso, c'è un bordello Sì, no, totale, l'ho capito, sicuramente c'è una però poi parte ci di sono delle crisi. storie come queste che ti mettono un po' in pace col mondo in qualche maniera, no, Sì, Ignazio? anche diciamo come parliamo sempre male della sanità No, siciliana, ma mi colpiva il invece. fatto che, cioè, per capirlo di nuovo, allora scusa, ma sai, sono abbastanza rincoglionito, cioè, ti hanno portato giù però con un volo privato. Sì. Sì. L'hai visto? Hai visto? Pazzesco. Hai visto? È Possiamo portato dire direttamente all'ISMET. attivato dal centro regionale Prego, trapianto. Bruna. Possiamo dire attivato anche dal centro regionale Certo, trapianto. assolutamente sì. Perché Assolutamente. fra i nostri compiti c'è anche quello di garantire ai pazienti di raggiungere la sede del trapianto quando è fuori regione. Quanto tempo sei stato in città da noi, a Palermo? 6 mesi in maniera continuativa. Sei Sì. E mesi. adesso vieni seguito sempre dal centro dell'ISMET o anche. Sì, vengo ancora seguito da ISMET e faccio i controlli più o meno ogni 6 mesi per assicurarsi che tutto vada per il meglio. Bene, resta con noi. E, Giorgio, questa è una bella Sì, storia. E assolutamente. come diceva prima l'assessore, possiamo fare molto di più. Quando dice possiamo fare molto di più, cosa intende per possiamo fare molto di più? Ma a microfono chiuso vi volevo dire che avete studio chi coordina gli angeli custodi che fanno tutto questo lavoro e che 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, coordinano quello che è la storia di Lorenzo. Sono la Camera, poco fa mi chiedevi che cos'è il Centro Regionale Trapianti. È la stanza in cui si raccolgono i bisogni e si fanno diventare non solo desideri, ma realtà. È questo il centro regionale trapianti, è questo quello che giornalmente si fa. Poi volevo dire una cosa sul rimanere segreto chi è il donatore. In questi giorni il Parlamento sta discutendo proprio per togliere il segreto, su questa cosa. Cioè dare la possibilità di conoscere chi ha fatto questo gesto di generosità, sempre con la volontà di entrambi di voler abbattere questo muro. Ma io spero che questo passi, lo dico con estrema franchezza, per quanto è importante sentire anche il parere di Lorenzo, che giustamente dice io non me lo sono posto il problema, certo pensavo giustamente a tenersi in vita. Però secondo me è proprio bello l'idea che qualcuno possa sapere se l'organo da dove è arrivato, quantomeno, Sì, sapere certo. a chi poter dire grazie. E io credo che il sentimento del ringraziamento sia un sentimento nobilissimo. E Però voglio se anche chi ha perso, ma diciamo, il padre, certamente, quello ma sai, l'idea sicuramente che l'organo di mio deve. figlio, di mia figlia, Esatto. del mio papà possa tenere in vita qualcun altro è Esatto. certamente un sentimento nobilissimo. C'è collegata con noi Carla Blandino. Carla, eccoti. Allora, vediamo dove è Carla. Ridatemi Carla che era in automobile. Carla, allora, buon pomeriggio, ti vedo sorridere, che bello. Tu sei parente di qualcuno che ha donato? Sì, mio padre. Papà tuo, esatto. Ci racconti un po' la storia? Rispetto alla donazione, in realtà c'è poco da raccontare perché mio padre mi ha sempre detto che se fosse successo qualcosa avrebbe voluto donare gli organi. Quindi ecco, la decisione è stata pensata molto velocemente, ma perché già sapevamo come comportarci. Sì. Perché mio padre è stato una persona che si è donata molto agli altri durante la sua vita, quindi era l'unico gesto possibile da fare in conclusione. Senti Carla, quali organi sono stati espiantati al tuo papà? Sono stati espiantati reni, fegato e corne. Beh, insomma. E hai idea di dove siano finiti? Cioè, Donati, donati. donati.
donati, 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 perché io E credo no, in realtà spiantati, vabbè. non Ed è sbagliato dire spiantati. Donati e più. Vabbè, oh Giorgio, perdona, ma errare è umano e perseverare che è diabolico. No, Quindi... no, no, mi bacchetti ci sta. No, è bello. Ma l'ho detto per rispetto a Carla. Tra Certo. l'altro, Carla, con quegli occhi azzurri, viene da una provincia in cui sono nato io. Sono nato a Modica come lei, e quindi per me è stato un gesto che ho voluto dare per intervenire, per dare un abbraccio a Carla che non vedevo e che so chi è. Per questo mi permetto, in una televisione non è mai gradito dire l'origine, però o se ci sono dei rapporti. Non ho rapporti personali con Carla, conosco la famiglia, per questo mi sono permesso di correggere Spianto con Donati, Allora, per un signore e rispetto a signori che seguite Carla. Casa di Nutella, non fate mai la cazzata di dire espiantare, è donare, il verbo è donare. Perché se no vi prendo pure i cazziatoi. Senti Carla, beh, Modica, noi giochiamo in casa, andiamo in onda su Video Regione che ha sede a Modica, per cui giochi in casa. E quindi dicevamo, sono stati donati questi organi qua. Hai idea di dove siano finiti? Ti è mai venuta la curiosità di saperlo? In realtà no, penso No. che il gesto sia stato fatto senza nessun tornaconto, è un gesto libero di aiuto spontaneo. Quindi sapere che sono stati donati, spero che abbiamo potuto salvare delle vite semplicemente. E l'idea che mio padre possa aver salvato delle vite è questo che mi fa stare bene. Perdonami se ti porto indietro nel tempo e se magari ti riporto a quei momenti là. Allora, tu dicevi, il tuo papà, già quando era in vita, diceva: se dovesse succedere qualcosa, io sono disponibile a donare gli organi. Ecco, quando è successo quello che è successo? Come ha funzionato? Siete andati voi? Io lo voglio raccontare a chi ci segue da casa, però per fare capire come funziona, mi segui? Cioè, voglio entrare proprio nel cuore. Quindi, quando papà è venuto a mancare, siete stati voi stessi? È venuto qualcuno a chiedermi? Ce lo racconti, per favore, Carla? Allora, le premetto che in quei momenti c'è poca lucidità, nel senso Questo lo che dicevamo prima, succedono certo. tante cose contemporaneamente, ci sono tante emozioni contemporaneamente. Quindi non mi ricordo bene chi dei medici è venuto a chiederci, ma mi pare il primario di terapia intensiva, ci ha chiesto se avremmo voluto donare gli organi ed è stato un sì immediato. Figlio anche della richiesta del vostro papà quando era in vita. Sì, certo, ovviamente. Certo, ok. Ignazio, vuoi chiedere qualcosa a Carla e la liberiamo? No, volevo che lei facesse un appello a quanti, siccome nelle classifiche, a parte Geraci-Siculo, che è in Sì. testa, diciamo, in Italia per la vicenda di C'era anche Marta, Polizzi, credo. no, no, O che Geraci, Geraci-Siculo, ok. che era al vertice appunto per la vicenda di Marta Minutella, si sono tutti Sì. sensibilizzati per questa bambina, appunto, e quindi volevo che lei facesse proprio un appello per fare capire quanto sia importante, chi meglio di loro che hanno fatto Certo, sei questa stata assunta come esperienza. testimonial da oggi, Esatto, Carla. Sì, con quegli occhi, diciamo, un po'. Prego. io penso un po' questo, che durante la donazione degli organi ci sono due famiglie, una che soffre perché sta abbandonando, sta lasciando il proprio affetto, il proprio amore, il proprio parente, e una che in realtà ha una speranza di vita. Quindi il mio appello è diamo una speranza di vita agli altri, perché comunque anche se il nostro dolore è molto forte, possiamo donare un'emozione altrettanto forte a qualcun altro, possiamo donare la possibilità di continuare la propria esistenza su questa terra. E penso che questo sia importante. Grazie Carla, Grazie. grazie per il tempo che ci hai donato. So che non è facile perché chiaramente tutto questo ti riporta a momenti, a ricordi, però è proprio bella l'idea che il tuo papà, grazie alla donazione, stia permettendo ad altre persone di rimanere in vita come dicevi. Quindi grazie, ti mandiamo un abbraccio fortissimo e immagino tu sia fortemente orgogliosa del tuo papà.
Lo sono sempre stata, quindi sì, lo sono tuttora. Grazie, grazie mille a Carla. E, grazie a voi, arrivederci. Posso, fare una domanda io a chi? Alla dottoressa. Prego, Bruno. Sì, no, volevo chiedere, quando vi dicono no, no? Perché capita, quali sono le motivazioni che danno? Bella domanda, molto bella. Intanto consentitemi di ringraziare che Carla. Che non si dice spiantare, l'abbiamo no, capito. Vabbè, no, vabbè, ok, questo sì. Siamo, per noi le spiante un po' il fallimento del trapianto, per questo diciamo Giorgio ha caldeggiato, mentre la donazione è un atto assolutamente positivo in toto. Ringrazio appunto Carla per questa testimonianza, proprio perché, come lei ha ben esplicitato, il donare non ti leva qualcosa in più, anzi ti può aggiungere. La tua perdita resta quella se non doni. Se invece doni, hai un risvolto positivo, vedi una luce in questo grande buio che è la perdita del tuo caro. Quando dicono no, perché? Perché diciamo sono tante le motivazioni. Spesso prevale la rabbia, l'insicurezza, il non avere il tempo, per questo facevo riferimento al tempo, il tempo di maturare quello che è accaduto e di razionalizzare, di elaborarlo, no? E, talvolta anche un po' di sfiducia nell'interlocutore, nella struttura verso cui l'incertezza che sia stato fatto tutto il possibile. Proprio ieri incontravo una studentessa di medicina che mi diceva: ma la gente teme che se per donare gli organi non si curino le persone, non si faccia tutto il possibile per salvarle. Ma questa è una domanda che volevo fare. Noi siamo medici, noi abbiamo il dovere deontologico di salvare la gente. Noi abbiamo un solo obiettivo, salvare quella persona, ma laddove questa terapia non è efficace perché non ci sono spazi per quelle che sono le nostre competenze umane, allora quel soggetto può diventare terapia per qualcun altro. Questa è una delle motivazioni molto diffuse. Io ne ho parlato con un sacco di persone e dicono che se tu hai dato la donazione agli ordini... Temono che non si faccia tutto il possibile. Quindi, siccome già ed è grave. Sì, invece noi il donatore lo riesce a fare soltanto quando hai trattato al meglio quel paziente, certo, per salvarlo. Se poi non si è riusciti a salvarlo perché la patologia era talmente devastante da non potere, allora a quel punto, soltanto in quel caso, come frutto di quel trattamento ottimale, quel soggetto può diventare un donatore degli organi. Giorgio, senti, ti rifaccio la domanda perché prima appunto non mi hai risposto. Ecco, l'assessore diceva possiamo fare molto di più, ma quando diceva possiamo fare molto di più, in che termini? Nel sensibilizzare, nell'organizzare al meglio le strutture, cos'è, tu che appunto sei il coordinatore regionale del Centro Regionale Trapianti, ecco, cosa si intende per dover fare di più? Ma il problema grosso della nostra isola è l'opposizione, quello che diceva Bruna rispetto alla domanda che ha fatto il giornalista in studio. Sì, sì. E questo è un retaggio culturale che purtroppo noi ci portiamo dietro, la cultura del cadavere. Bisogna dire in maniera molto molto forte che la legge italiana è una legge molto garantista rispetto alla morte. Se esiste la morte cerebrale, è una morte certa, è il cervello che non funziona più e gli organi vengono mantenuti in vita artificialmente con le macchine. Quindi questo è il problema, cercare di entrare nella logica delle persone tu hai una grande responsabilità, quella di cercare di far capire nella tua familiarità, quando entri nella casa delle persone il pomeriggio, far capire questo, che la legge è garantista, che la morte cerebrale è una morte certa e che soltanto così possiamo abbattere quello che è l'opposizione molto, con numeri molto grossi. Nelle liste d'attesa alcuni non arrivano al trapianto, ma non sono alcuni, sono persone, circa l'8% di chi è iscritto in lista d'attesa dopo un anno non ce la fa più e sono numeri. I reni abbiamo la possibilità di supplire con la dialisi, ma gli altri organi, cuore, polmone, fegato, non abbiamo questa possibilità e quindi dobbiamo arretrare rispetto alla morte.
Questo è quello che possiamo fare. Voi dicevate di quello che è successo a Geraci. Geraci qualche anno fa aveva il record negativo, il sì in comune, il sì quando andavamo, si andava a rinnovare la carta d'identità, era un sì che colpiva l'80% degli abitanti. Però la è anche vero che quando si rinnova la carta d'identità, io l'ho rinnovata di recente, non me l'hanno mai chiesto se ero favorevole o contrario, cioè diciamo anche che nessuno te lo chiede, o in buona parte dei casi non te lo chiedono nemmeno, perché non so se è una prassi, se è dovuto o no, non è dovuto. Dov'è? Scusa? È dovuto. È un passaggio obbligato per la allora, carta d'identità elettronica. A me non l'hanno mai chiesto, in due volte che ho fatto la carta d'identità nessuno mi ha mai chiesto se ero favorevole o contrario. O disponibile o non disponibile, non so qual è la terminologia più corretta, però l'hai fatta a Cinisi. Scusa? L'hai fatta no, Cinisi. No, a Palermo, sono sempre a Palermo, quindi no. No, cartacea o elettronica? Adesso in quella elettronica. In quella elettronica nel software è un passaggio obbligato, loro dovrebbero dire vuoi esprimerti in merito alla donazione degli organi o ti vuoi astenere? In caso in cui uno si voglia esprimere, ti esprimi a favore o contrario? Sì, queste sono le tre. Giorgio, senti, c'è un numero massimo, se è una questione deontologica o meno, di organi che si possono donare in un paziente? No. Rispetto all'idoneità. L'idoneità degli organi, quello è il carisma, il must che comanda. Cioè, ma, c'è una morte cerebrale e tanti organi sono in perfette condizioni, tutto quello che si può donare, si può donare? Sì, si può donare persino la pelle, le ossa, si può donare tutto. Tutto è un dono di amore verso un prossimo che ha bisogno. Ok. Lorenzo, senti, hai sentito tutto quello che abbiamo raccontato o meno? Tu sei, così come Carla, un perfetto testimonial, perché tu sei in vita grazie ad una donazione, no? Quindi a te il compito di raccontare e sensibilizzare. Beh sì, sicuramente davvero. Donare gli organi può permettere di riprendere in mano la vita, permette a delle persone che non possono più sognarsi nemmeno un futuro di poterlo realizzare. Quello che mi è successo davvero, non volevo neanche più uscire di casa in attesa del trapianto, io ho aspettato ben 2 anni, quindi davvero ho potuto riprendere in mano la mia vita, uscire di casa senza aver paura della fatidica domanda come stai? Era diventata una situazione insostenibile sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico. E davvero la persona che ha fatto questo grandissimo gesto di altruismo mi ha donato la possibilità di realizzare i miei sogni. Ma dico, sarei venuto anche in vacanza, spero, almeno una volta, a fare un Sì. bagno, a mangiare un gelato, adesso non so cosa puoi, cosa non puoi mangiare, Certo, però non è insomma. stato un periodo facile, Scusa? non è stato un periodo facile con la pandemia, dico 2000, Vabbè, quando è stiamo successo? parlando di No, no, un po' dico, di tempo, sì. cioè, voglio dire, ci sarai È venuto in stato 6 mesi, Sicilia è a stato fare un 6 mesi, po' di vacanza, sì. no, Lorenzo? Che dici? Hai Sì, sono già stato in visto? Sicilia per vacanze. Bene. Allora, Lorenzo, in bocca al lupo. Buona vita, grazie per il tempo Grazie mille. che ci hai dedicato e in bocca al lupo per Grazie a voi per tutto. questa possibilità, appunto, No, di questo grazie a te. invito. Grazie a te, Grazie. complimenti, in bocca al lupo. Allora, prima di lasciare Giorgio e Bruna, volevo che rimaneste con noi per qualche minuto, perché ci colleghiamo adesso con l'avvocato Marcella Lamanna, che è garante dei diritti dei disabili, o perlomeno lo è stata, perché si è dimessa. Si è dimessa perché ce lo racconta lei adesso in questo collegamento. Buongiorno avvocato, benvenuta in casa di Nutella. Vediamo se riusciamo a collegarla. Un attimo soltanto. Vabbè, questo, come dico sempre, è il bello della. Io ve lo racconto. Noi veniamo molte, molte, molte ore prima. Facciamo molte, molte ore prima i collegamenti. Vediamo se funziona. Vediamo se Sì, funziona tutto. Ci deve colleghiamo e accendere tutto il il resto. Al microfono. momento in cui il sottoscritto deve Deve fare un collegamento, non funziona. ma posso, Deve posso, po, accendere. È un classico. posso Giorgio, coprirti? prego, prego, Posso Giorgio. coprirti? Grazie, grazie. Il bello della diretta, come dico sempre. Hai Vai. aperto con l'assessore Razza Sì. e ti volevo dire,
che i trapianti per la sanità sono il target di una grande sanità che funziona. Quindi quando tu parli e dai cittadinanza oggi alla donazione degli organi, dai cittadinanza anche ai centri trapianti che trapiantano, e il trapianto è uno dei target più fedeli di una sanità che funziona. E sono d'accordo con te, però Giorgio, se tutta la sanità si basasse solo sulla donazione degli organi, noi saremmo una Sicilia felice e da un punto di vista proprio di quello che stai raccontando. Però, come tu ben sai, la sanità è fatta di tanto altro, è fatta di pronto soccorso, è fatta di degenza, è fatta di primari, è fatta di concorsi, è fatta di tante di quelle cose che chiaramente implicano tutto insieme di cose. Noi stiamo raccontando una costola della sanità siciliana che funziona, siamo molto contenti per questo, però è anche vero che bisogna anche accendere le luci su cose che non funzionano, e noi, per grazie a Dio, anche se Minitella in assoluta libertà editoriale lo facciamo. Resta con noi perché vi faccio sentire la storia dell'avvocato Marcello Lamanna, che Ignazio, ha riaperto, che ha riaperto il microfono. Buon pomeriggio avvocato, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio anche a voi, grazie a voi. Allora, lei è stata, perché si è dimessa, garante dei diritti dei disabili. Perché si è dimessa, avvocato? Con molto rammarico che racconto la storia. Mi sono dimessa perché non anni di lavoro non sono stata ascoltata nelle forme dovute alla figura del garante, e poi ovviamente la mia persona, perché ho lavorato a titolo gratuito, perché l'incarico previsto non prevede appunto rimborso neanche di spese, quindi è una cosa che ho fatto col cuore, visto che la mia esperienza passata. Ferma lì, avvocato, mi perdoni, proviamo, chiedo venia, ma appunto facciamo fatica a capire quello che dice. Vediamo male, sentiamo male, chiedo alla regia casomai di disconnettere e ricollegare. Intanto io libero Giorgio e Bruno. Allora, a chi ci segue da casa, attraverso i social, attraverso la TV e tutto il resto, raccontiamo come si può aderire alla campagna di donazione organi. Allora, oggi il modo più semplice è al momento del rinnovo del rilascio della carta d'identità, in alternativa con le associazioni di categoria come AIDO, sottoscrivendo la dichiarazione, oppure sul sito del CRT Sicilia, www.crtsicilia, così come sul sito del Centro Nazionale Trapianti del Ministero, è possibile scaricare un modulo, sottoscriverlo e mandarlo via mail a noi, che lo caricheremo sul sistema informativo Trapianti, che è quello che consultiamo quotidianamente per valutare l'espressione di volontà in vita fatta da ogni cittadino. C'è un caso del 2021 particolare che ci vuoi raccontare brevissimamente? Oddio, 2021. Il 2022 è appena entrato. Beh, diciamo che mi piace, ricollegandomi al problema dell'anonimato, una cosa che è successa di recente: una lettera ricevuta dalla famiglia di una donatrice adolescente, molto bella, scritta in maniera anonima, ma molto, molto sentita emotivamente, che ci chiede di mandarla alle famiglie dei riceventi, che degli organi di questa ragazza. E questo ci ha colpito perché è una donatrice del 2021. In tempo di Covid, se la dobbiamo dire tutta, consentitemi due secondi, ne abbiamo parlato poco fa con Giorgio, non ci sono limiti alla donazione degli organi in termini di età, a qualunque età si possono donare gli organi, abbiamo prelevato e trapiantato un fegato di 97 anni con successo, non ci sono grandi limitazioni di patologia, cioè l'epatite B o C, il Covid non è una patologia che vieta la donazione degli organi, e questa ragazza era una donatrice Covid. Fantastico. Quindi spesso le patologie dell'anziano che stressano e dicono, dice no, c'ho l'ipertensione, c'ho il diabete, non sono un limite per la donazione degli organi, perché diciamo il donatore ha un'età media di oltre 60 anni, quindi non ci deve spaventare questo. Giorgio, ti faccio una domanda, puoi valerti la facoltà di non rispondere prima di lasciarti, ma tu sei favorevole o contrario all'idea che si possa sapere chi è che ha donato? Favorevole. Favorevole con quella clausola che ho detto poc'anzi, che ci sia un rispetto dell'eventuale anonimato di uno dei due se lo vuole mantenere.
Bello, bello. Ero certo che mi dessi, non mi chiedere perché, ma ero sicuro che mi davi questa risposta. Grazie a Giorgio Battaglia, che è il coordinatore regionale del Centro Regionale Trapianti. Grazie per il tempo che ci hai dedicato, buon lavoro, complimenti per i bei numeri che state registrando. Questo significa che ci state dando dentro con il lavoro, quindi evviva. Grazie, grazie Giorgio, buon lavoro. Grazie. Grazie. La prima volta che sarò a Palermo vi vengo a trovare. Con estremo piacere. Grazie anche a Bruna Piazza, che grazie. È il coordinatore operativo del Centro Regionale Trapianti. Buon lavoro, in bocca al lupo per tutto. Grazie Ignazio, davvero. Cosa vogliamo aggiungere prima di chiudere questo argomento? Sperando, la speranza soltanto che appunto la Sicilia, diciamo, dopo questi vari interventi e dopo soprattutto il lavoro che stanno facendo, così in questo modo assolutamente egregio, abbiamo visto alla Valle d'Aosta vengono qua, sì, diciamo, esatto. Quindi in Sicilia per avere appunto donato gli organi. Quindi dico, credo che speriamo che in Sicilia questa sensibilità aumenti in maniera quasi da eguagliare il Geracisicolo, dai. Esatto, così. speriamo che senza bisogno di altre, diciamo, situazioni drammatiche. È Ustica, vero? E anche Corleone, Ustica, ho visto anche Corleone. Ma specie che siano i piccoli centri, perché sono gli eventi come Marta, esatto. Minutella, sono gli eventi proprio che sensibilizzano la comunità, certo. Cosa che riesce a fare di più nella comunità piccola, certo. Rispetto ad una grande città. Però è anche vero, questo non so da chi dipende, che se si sta già facendo, questo mi autocito, bisognerebbe comunicare molto di più di quanto non si sta, certo. Già facendo, con campagne di sensibilizzazione, infatti, quello... andare nelle scuole, comprare spazi televisivi, fare il più possibile per comunicare, al netto delle risorse economiche o meno. Però no, perché altrimenti si limita soltanto di dedicarci soltanto al periodo, sì, in cui esatto. C'è la giornata, esatto, del... esatto. E quindi questo noi lo stiamo facendo spalmata. Ci tengo a precisarlo, perché poi noi diciamo non lo facciamo gratuitamente. Grazie a Bruna Priazza e grazie a Giorgio Battaglia, grazie mille, in bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, buon pomeriggio. Grazie. Allora, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con l'avvocato, altrimenti lo facciamo la prossima volta. Avvocato Lamanna, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Oh, sì, a tratti, vediamo se riusciamo a sentirla. Allora, avvocato garante dei diritti dei disabili e che si è dimessa, parliamo della città di Palermo. La domanda è: perché si è dimessa? Speriamo di sentirla. Mi sentite? Sì. No, facciamo così, Emanuele, avvocato, facciamo fatica, c'è qualche problema. Ci ridiamo l'appuntamento per la prossima settimana e magari la invitiamo in studio.